Benvenuti in questo nuovo video. Oggi abbiamo deciso di portare sul canale un nuovo format, diciamo. Abbiamo cercato dei test da fare e abbiamo trovato questo qua, questo test che ci intriga molto, che è il test che animale sei. E queste caramelle ci devono appensare. Te, perché io non le sto mangiando, perché tu sei una porcella. Mangia! Non le voglio. Sono piccolissime, vedete? Sono quanto un mucchio, sono troppo dolci. Abbiamo capito. A turno faremo le risposte e speriamo che questo nuovo format vi piaccia. E se volete altri tipi di video come questo, scrivetelo giù nei commenti e consigliateci anche altri test. Se invece questo test vi è piaciuto e lo volete fare anche voi, scriveteci qua sotto quale animale vi è risultato. E se lo postate anche su Instagram, Facebook o Twitter, taggateci e noi metteremo like. Qual è l'animale che più si avvicina al tuo carattere? Rispondi sinceramente alle seguenti domande senza pensarci troppo e lasciandoti guidare dall'istinto. In questo modo potrai scoprire alcuni aspetti nascosti della tua personalità, il tuo rapporto con gli altri e in generale l'animale che è in te. Il testo è composto da 12 domande. Inizio io. Preferisci il mantello o il piumaggio? Sì, giusto, ho 20 minuti di video, sono qua. Aspetta, ma ci devo riflettere un pochino. Ok, il mantello. Con quale musica ti piacerebbe sudare? Ovviamente con questo. Con questo non è neanche un naso. Come non è un naso? Questo, dico, come fai a sudare con questo tipo di naso? Non lo so. Se avessi la pelle squamosa, quale ti piacerebbe avere? A me le cose squamose mi fanno schifo, però comunque pesci. Che il serpente, che schifo. Da quali occhi ti piacerebbe osservare? Ma che brutto questo, ovviamente. Quando ti arrabbi, quali artigli preferisci tirare fuori? Questi, che fanno malissimo. Le due orme, queste, che fanno carine. In quale habitat? Ah, ovviamente. Qua, acqua, non clicca l'acqua. Ok, l'acqua. Non ho... Ok, si può cambiare, meno male. Ti senti più dolce o aggressivo? Ma veramente aggressivo, quindi... Sei più preda o predatore? Predatore. Ami maggiormente il clima caldo o freddo? Caldo tutta la vita. Giorno, notte, notte. Perché mi guardo le serie TV fino alle 3. La mia coda voglio che cosa mi prendo. Un gatto lo spunto, sicuro. Vediamo. L'aquila. Non volevo essere un uccello. L'istinto animale che c'è in te è quello dell'aquila. Gli occhi sono lo specchio della tua anima. Attraverso di essi riesci a comunicare, esprimere le tue emozioni e il tuo stato d'animo. Come un libro aperto. Come un libro aperto. Vabbè, questo è vero. Sei una persona sincera, trasparente, coraggiosa, ma esigi rispetto e fedeltà anche dagli altri. Madonna, questo quanto è bello, quanto è vero questo. Altrimenti si chiude in te stessa. Quando ti arrabbi, ti tiri fuori le unghie e nelle questioni difficili tendi sempre a scavare fino in fondo alla ricerca della verità e della giustizia. Questo è pure vero. E alla fine, anche se magari l'aquila non è bella, però ci ha azzeccato. Esatto. Ma smetti di mangiare caramelle. Dobbiamo registrare. Zitta. Il mantello. Con quale? Questo. Neanche legge. Se avessi la pelle squamosa, quale ti piacerebbe avere? Questo è un pesce rosso, il pesce rosso mi fa più simpatia. Da quali occhi ti piacerebbe osservare? Quelli di un gatto. Quando ti arrabbi, quali artigli preferiresti tirare fuori? Quelli di un uccello o quelli di un orso? Anche se gli uccelli, preferisco gli uccelli. Segui le tue orme, ovviamente quelle di un gatto. Queste sono quelle di un gatto o un cane. Quale tra questi habitat preferisci? Ovviamente la terra. Ti se metti dolce ti ammazzo. Ti senti più dolce e aggressiva? Giuse, forse riesci a cliccare. Non clicca. Devi stare ferma. Sei più preda o predatore? Però di solito mangio la carne, quindi penso un predatore. Ami maggiormente il clima caldo o freddo? Prediligi il giorno o la notte? Devo dire che chiaramente non è che la risposta sia proprio così semplice. Per finire, come dovrebbe essere la tua coda? Ovviamente quella del mio pallino. Mostra i risultati. Una tigre! Mia, perfetto! L'istinto animale che c'è in te è quello della tigre. Nella tua maestosità sei davvero affascinante. Possente! E ti piace mettere un po' in mostra il tuo particolare caratterino, ed è verissimo. È spesso aggressivo e impulsivo. Non ami troppo stare in compagnia. Benissimo! E prediligi una vita solitaria all'interno del tuo habitat, dove hai pochi ma buoni amici. Ecco, vedi? In amore sei passionale.
Non lo sapevo di essere passionale. L'ho saputo adesso, l'ho scoperto adesso. Ma le tue storie, seppur intense, tendono ad avere una breve durata, ed è vero. Quando trovi l'anima gemella, però non la lasci più scappare. E ancora la faccio guardare. Quando la troverò non la lascerò scappare. Esatto. Comunque ci ha preso tantissimo. Esatto. Perché è vero che io sono un po' impulsiva. È vero che sono bellissima. Se tu fossi una youtuber, e noi lo siamo, tra parentesi, a quale assomiglieresti? Hai la passione per i videogiochi come fa VJ Mates o la Sabri Gamer? Oppure prediligi l'entertainment puntato sul divertimento e comicità come fanno i Pandelli a solite show? Rispondi alle domande del test per scoprire lo youtuber che è in te e conoscere l'arma vincente che ti farebbe fare il boom di visualizzazioni su YouTube. Perfetto. Dopo questo test diventiamo famosi. L'hanno fatto tutti. Ecco, quindi allora siamo famosi. Aggiungendo milioni di iscritti al tuo canale, il test è composto da 12 domande. Per navigare su internet, usi prevalentemente computer o tablet o smartphone. Ti do fare cose su YouTube e su computer. E internet anche sui social. Su telefono. Quale tra questi è il tuo social preferito? Facebook, Instagram o Snapchat? Snapchat l'ho disinstallato, quindi Instagram. Io non giro più. Su YouTube ti piacerebbe fare tutorial, fare video comici, no. Parlare di video tutorial? Non penso. Non pensi? Quando abbiamo fatto tutorial noi? Infatti. Cioè, vorresti fare tutorial tu, non sai che due palle. Io li vedo perché diciamo tra no. Un segreto. Abbiamo provato a fare video tutorial, ma siamo negate. Per fare lo slime l'abbiamo fatto almeno 5-6 esatto. Volte. Tutte volte l'abbiamo cancellato, infatti non esiste un video di slime. Parlare di videogame o videocomic. Noi facciamo videocomic. Videogame li faremo. Diciamo che siamo in lavorazione di cose. Quale dei primi youtubers diventati famosi ti piace di più? Wilush, Clio Makeup, i Pandelas. I Pandelas li amo. Su YouTube l'oggetto che avresti sempre con te sarebbe il joypad, i peluche oppure le cuffie? I peluche. Su YouTube ti piace guardare challenge, canzoni e tutorial? Challenge. Il tuo colore preferito è fucsia, rosso o nero? Rosso Stepney. Quante volte al giorno vai su YouTube? Non tutti i giorni, almeno una volta al giorno, più volte al giorno. Cosa fai quando esce un nuovo video del tuo youtuber preferito? Devo essere da prima a vederlo, devo essere da prima a commentarlo. Ok, appena posso lo guardo, devo essere da prima a vederlo. Appena vedo Stepney adesso, subito lo clicco perché voglio essere da prima a vedere. Il tuo youtuber preferito mette un video che non ti piace, che fai? Lo guardo ma non lo condivido. Lascio like ugualmente, metto un non mi piace. Lo guardo ma non lo condivido. Cioè in realtà io non metto mai like perché me lo scordo sempre. Tra i seguenti film, quale potrebbe essere il tuo preferito? Game Therapy, a cui hanno partecipato Favij e Federico Gladys, Leonardo De Galli e Zoda. Social Dream, a cui partecipano Favij e Mezza Sabri Gamer. A Natale, un Natale a Sud, a cui recitano Howard, Smegma e Giulia Penna. Social Dream. Il motto sul tuo canale YouTube potrebbe essere: quando ti iscriverai non tornerai mai più indietro. La risata è la miglior medicina contro tutti i mali. Se cercate cose fuori testa siete al posto giusto. Sia la prima che la seconda sono quelle che noi mettiamo in atto tutti i giorni. Però la risata è la miglior medicina contro tutti i mali. Quindi se siete tristi, abbattuti, venite su questo canale, iscrivetevi. Il vostro caro Dexter! E con i peluche vorrei capire cosa c'entra, povero. Senti, lo seguivi per... grazie a me, io lo do. È stato il mio primo... cioè è stato il primo youtuber che io ho conosciuto, quindi... grazie a me. Wow, sei il celebre, il vostro caro Dexter. Sei uno youtuber davvero originale. Per questo sei riuscito a fare un boom di visualizzazioni iscritti su video che realizzi sono incentrati su gameplay. Ma non un gameplay qualunque. La tua arma vincente è infatti la comicità, caratteristica che ti contraddice dagli altri colleghi. Colleghi? Siamo colleghi di Stephanie. Che trattano la stessa tipologia di video. Grazie all'impegno, alla simpatia e al talento sei riuscito a diventare uno dei gamer più celebri d'Italia, con oltre 2,5 milioni di iscritti, circa 800 milioni di visualizzazioni per più di 1400 video pubblici pubblicati. E la tua viralità non potrà mai arrestarti. Arrestarsi? Arrestarsi. Ci sai leggere? Ti arresto, Giussi. E ora tocca a me. Per navigare su internet usi prevalentemente smartphone. Social preferito, base. YouTube ti piacerebbe? Ma non lo so. Come vero se è uscito un video di sé, però devo vedere subito. No, non te lo devi vedere, stiamo registrando. Un secondo. Sono 31esima a mettere mi piace. Boh, facciamo videogames. E quale tra questi miei youtuber diventati famosi invece di più? Un Pandellas. Su YouTube l'oggetto che avresti sempre con te sarebbe le cuffie. Io sto sempre con le cuffie. Challenge assolutamente. Colore preferito? Boh. Non so più. Cioè, la cameretta è tutta piena di rosa. Rosa, rosa, rosa. Quante volte al giorno vai su YouTube? Più di una volta al giorno. Cosa fai quando esce un nuovo video del tuo youtuber preferito? Lo devo guardare subito. Il tuo youtuber preferito mette un video che non ti piace. Che fai? Ma dipende chi è. Però comunque metto sempre like. Poi prima di guardare il video io metto like. Da seguendo i film, quale potrebbe essere il tuo preferito? Game Therapy, che l'ho visto ed è bellissimo. Social Dream o Natale a Sud? Però Social Dream. Chi li batte? Il motto sul tuo canale YouTube potrebbe essere: quando ti iscriverai non tornerai mai più indietro. Così, accanto. Siamo risultati. Favij, sono Favij, sono Favij. Wow, se mi dico Favij TV sono riccona allora. Mia, muore, muore.
sono ricca. Tu no. Hai del talento da vendere. Tanto che sei riuscita a scalare. Se vendi del talento. Se lo vuoi. Quanto ne vuoi? 50. Tanto che sei riuscita a scalare le classifiche degli youtuber più seguiti, fino ad arrivare in vetta. La tua arma vincente è senza dubbio il joystick, con il quale dimostri tutta la tua grinta nel giocare ai videogames, combattendo contro nemici di ogni tipo per raggiungere la vittoria. Le tue abilità nei videogiochi e la tua simpatia ti hanno permesso di raggiungere oltre 4 milioni di iscritti. E circa 2 miliardi di visualizzazioni per più di 1500 video pubblicati. Continua così e il tuo successo potrà solo crescere. Questi 1500 video pubblicati dove sono spuntati nel nostro canale. Però va bene. Quindi i test sono finiti e... se vi è piaciuto il video mettete un like, commentate, condividete e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina per non perdervi nessun nostro video. Inoltre seguiteci su tutti i nostri social che vi lasciamo qui sotto in descrizione, in particolare su Instagram in cui siamo molto attive. Abbiamo anche dei profili su Facebook e Twitter e anche nelle pagine ufficiali delle BFF Channel, non solo nei profili privati. A questo punto arrivederci e...